seminari. E con gli abbonamenti potrete partecipare ai miei seminari, quindi invito tutti a fare l'abbonamento base al canale Massimo Tramasco, ma anche abbonarvi a questo canale in modo tale da poter partecipare alle, come possiamo dire, ai seminari, no? Perché anche le vocali hanno una loro, anche le vocali hanno un loro simbolismo fondamentale, no? Ad esempio, ci sono delle vocali che tendono a, diciamo, generare più tensione, danno anche un senso proprio di leggerezza verso l'alto, no? Che sono la E e la I, mentre invece la U, la O, la A inducono un senso di pesantezza. Quindi noi possiamo, diciamo, rendere la testa un po' più leggera utilizzando certi vocali, oppure rendere il corpo un po' più pesante utilizzando altre vocali, ma poi non, ci sono anche delle consonanti, ad esempio la M, la N, che hanno alcune valenze, la K che ha una valenza opposta, quindi c'è tutto un simbolismo, diciamo, legato alle lettere. Un simbolismo delle gatelette che poi spiegherò, magari se me lo ricordate, chi segue il seminario, nel seminario, nei seminari, insomma, perché è anche questo interessante, perché serve per dare degli stimoli. Questo è un punto fondamentale, insomma, questo è un punto fondamentale. Ma poi noi possiamo utilizzare, ad esempio, nella seduzione ci sono altre tecniche che si possono utilizzare, come ad esempio, esatto, brava, brava, prova, Crezi, prova, sperimenta. Noi abbiamo Crezi che va nelle balere a sperimentare. Funziona, funziona. Beh, se ad esempio, se balli un liscio a una donna. Per dire, mentre le parli nell'orecchio, simula un orgasmo, simula subito un orgasmo, mentre per dire, balli un lento, le parli nell'orecchio, un liscio, qualcosa, simuli un po' un orgasmo ogni tanto, questo genera un qualcosa di interessante. Prova, prova. Comunque, per il lettore, diciamo, dei segnali non verbali, chi sa leggere, no? Imparare a leggere, dobbiamo imparare a diventare dei lettori di segnali non verbali, dei lettori e degli scrittori, perché dobbiamo imparare a leggere i segnali non verbali che provengono da altre persone, ma a scrivere, diciamo, emettendo noi anche dei segnali non verbali. E un'altra tecnica molto utile è quella dell'interruzione di schema. Non interrompere uno schema significa capire da quali schemi è condizionata una persona, attivarli e poi piano piano interromperli fondamentalmente. Ogni volta che interrompi uno schema, dai emotività. Quindi tutto questo va al di là, va oltre, diciamo, delle emozioni, oltre i sentimenti, perché è proprio un livello energetico, no? In cui la persona tende a coinvolgersi proprio a livello energetico. Cosa vuol dire che tende a coinvolgersi a livello energetico? Che non parliamo di sentimenti, di emozioni. L'essere umano è un essere energetico fondamentalmente. Se noi andiamo a caricare, diciamo, energeticamente una persona, addirittura abbiamo Crazy Robby che addirittura e comunque dobbiamo tenere presente questo fatto fondamentalmente. Dobbiamo tenere presente questo fatto, quindi interrompere gli schemi da emozione, e se riusciamo a interrompere gli schemi, a dare emozioni, riusciamo sempre a caricare in qualche modo. Quindi dobbiamo imparare ad agire. Le nostre azioni possono essere molto utili, ma anche le azioni che diamo a noi stessi, perché noi dobbiamo imparare, diciamo, dobbiamo imparare a dare le tensioni giuste, ma anche a dare a noi stessi le tensioni giuste, perché se noi imparassimo a autosomministrarci emotivamente delle emozioni,
raggiungeremo dei grandi risultati.